Welcome to here, and thanks for being here and listening to our stories. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui e per avere la voglia di ascoltare le nostre storie. My name is Saman. I'm from Kurdistan, Iraq. I am an architect. I did my master's in United States in historic preservation. Mi chiamo Saman, vengo dal Kurdistan del Iraq e ho studiato architettura, ho fatto una laurea magistrale in preservazione dei beni culturali dell'architettura negli Stati Uniti. I'm also interested in art and art painting and drawing and sculpture. That's also another story that a love with Italy because of Michelangelo, Leonardo and Bernini and lots of like. E sono anche interessato all'arte in generale, alla pittura e alla scultura, ed è anche per questo che sento una connessione speciale con l'Italia per via insomma della grande storia artistica dell'Italia, tra cui appunto Michelangelo, Bernini, Leonardo, eccetera, che conosco appunto e apprezzo. So in the after the crisis, after the war, then the situation in the cities got really bad and worse. So it came to the point that we all lost the hope and we were in a panic to leave our cities and to leave our life and to flee to mountain or to anywhere. For a period of time we were hopeless and we are seeing casualties, death, and capturing people, slaughtering them on the TVs by the ISIS. Dopo la guerra la situazione in Iraq è diventata molto difficile e per noi è stato un periodo di assoluta, non sapevamo più cosa fare, è stata una situazione veramente difficile perché vedevamo in continuazione rappresentati nella televisione morti, perdite umane, persone che venivano continuamente viziate, torturate, quindi è stato un periodo di panico generale, non vedevamo più speranza da nessuna parte, sembrava che appunto la situazione non avesse nessuna possibilità di migliorare. Then a big shift happens that we get support from military forces in the United States and the allies. So we know that we will survive because the others, they take care of us and they intervene into the war to stop the massacre and to help the community. After that, we know that ourselves will be fine. And that we have friends, they help us. But then the problem was very big that we have a lot of people that flee and they came to, they lost their houses and what our friends all they talked about. Then it was the moment that we must do something because at least we are home, but the others, our brothers, our families, our people, they lost everything. So here comes the initiation to go and to help and to listen to them, and so that's what happened. All the people in the city, they get what they have and to share food and talk and food. Dopo appunto questo periodo di disperazione abbiamo ricevuto supporto anche militare da parte potremmo dire degli alleati, degli Stati Uniti e da tutte quelle potenze che hanno deciso di intervenire nel conflitto, e quindi ci siamo sentiti in qualche modo sollevati. Poi a un certo punto però ci siamo resi conto che la situazione comunque non poteva migliorare, nel senso che abbiamo cominciato a vedere anche persone che conoscevamo che hanno dovuto lasciare le loro case, che sono dovute scappare, e questo però in un certo senso ci ha dato anche lo stimolo a cominciare a pensare in termini appunto del cambiamento. Abbiamo potuto in qualche modo cominciare ad agire proprio perché le persone che c'erano più vicine hanno dovuto lasciare le loro case, e quindi abbiamo pensato in qualche modo dobbiamo fare qualcosa, e la gente è andata nelle strade, ha cominciato a condividere cose, beni, cibo, vestiti, qualsiasi cosa, per cercare in qualche modo di far fronte anche a questa situazione senza contare semplicemente sul supporto esterno. So when the first thing happens that people support each other, but because of the collapse of the economy, that we don't have salary, the money because of the war and everything. So then it comes the need for the international, and so we saw them there. Suddenly people, NGOs, international societies, they arrived in the
good moment and they gave the help. And that was a really good help from all the societies and the human. Comunque, al di là del fatto che noi ci siamo appunto resi conto che dovevamo agire in qualche modo, farcela anche sulle, con le nostre forze, è stato comunque indispensabile anche l'aiuto del, potremmo dire, della società internazionale, delle grandi, del, dei grandissimi sforzi anche delle organizzazioni non governative e di tutti coloro che hanno voluto in qualche modo darci una mano e aiutarci, e questo è stato assolutamente fondamentale, perché è avvenuto anche nel momento giusto, perché l'Iraq proprio durante anche questa guerra civile ha dovuto anche subire gli effetti negativi di una crisi economica globale, e quindi l'aiuto anche della società internazionale è stato fondamentale anche per questo motivo. I want to talk about the meaning of Ampantaper and how we see the global or the humanity is connected through this word, the bridge to. E parlerò di quello che secondo me è il significato di un ponte per e di come in una società globale in qualche modo le persone debbano comunicare, di come sia importante comunicare. E di come sia anche un ponte per rappresenti anche questo sforzo appunto di pensare in un certo senso una società globale. We are talking about a place that before being named Iraq, Syria, Jordan, Palestine, Turkey, it was the land of the two rivers, Euphrates, Tigris, and the cradle of civilization, the beginning of the civilization with Sumerian, Babylonian, Assyrian, and so on, before Christianity, like from now 6,000 to 8,000 years. Stiamo parlando di un posto che prima ancora di essere diviso tra stati nazionali, era in realtà la culla della civiltà, un posto in cui la civiltà appunto umana è nata, dove ancora prima della cristianità esisteva la società, il mondo assiro, il mondo babilonese, diviso tra i fiumi del Tigre e dell'Eufrate. Sumerians start South Iraq on the Euphrates, the city, the first modern city in the human modern life, having agriculture, so moving from like the old ages toward the civilization, they start the writing on the clays, so like writing. And the modern civilized labor, for example, you have people who build ships, people who do the agriculture, soldier protecting the city. So this modern form of the laboring and society and the formation of the different labor, the historian saying that it was part of the Sumerian innovation into new modern life. E proprio sulle rive appunto di questi due fiumi i Sumeri hanno iniziato la civiltà urbana, potremmo dire. Hanno cominciato a sviluppare tecniche di agricoltura e hanno cominciato anche a, in qualche modo anche la divisione del lavoro, proprio perché attorno alle città si sono create anche diverse necessità e quindi le persone hanno cominciato a dover svolgere compiti precisi all'interno di queste città. So, as we know, each civilization when do something it doesn't stay there. We have travel, people go, come, trade, they go to each city, so these things spreaded into Asia toward India and then goes to Egypt and to Phoenix in the Mediterranean. So this was the place who that growing things and send it to people others, they get benefit from this innovation. E questo grandissimo sviluppo della civiltà umana ha cominciato poi ad essere diffuso anche tramite il sistema dei commerci che è tipico di ogni civilizzazione. In particolare appunto da questa parte del mondo si è cominciato poi a creare contatti con i Fenici, con l'India, con l'Asia, quindi si è cominciato a diffondere conoscenza e questo è stato in qualche modo iniziato dalle società che si sono stabilite attorno al Tigre e l'Eufrate, tra cui appunto le società che oggi vivono, che vivevano, insomma dove oggi vive, dove c'è oggi l'Iraq moderno. So we know the other story about like Egypt and Greek and how the culture get into trading and going and even the marriage between Caesar and Cleopatra. And so this how the culture and things going on and in one place going to, so this is I see the bridge of humanity, how from one place is going to somewhere when there is something lacking or they need here, it goes there. So I think it is the era that Iraq needs again the help
and the focus from the humanity to take care of it. Because now, during the history, if I just give a brief history, we see another thing that causes the problems. Da questa breve storia possiamo vedere che qualsiasi civilizzazione, qualsiasi civiltà ha bisogno in qualche modo di scambio, ha bisogno di espandersi, ha bisogno di creare contatti con altri popoli. E come in passato l'Iraq, in qualche modo tramite appunto la civiltà sumera, babilonese, assira, ha permesso anche lo sviluppo della cultura, espandendo la propria conoscenza ad altre parti del mondo, oggi c'è la necessità in qualche modo di ricevere l'Iraq in un momento di difficoltà, e dove c'è difficoltà il resto dell'umanità deve intervenire, proprio perché siamo una società appunto unica, siamo, come dimostra appunto la nascita della civiltà in Iraq, siamo parte di un'unica civiltà, quella umana.